Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale. Per chi fosse nuovo, piacere, sono Aurora e sono una ginnasta che si diverte a fare video su YouTube. Dopo che avete visto il mio video precedente, dove vi svelavo una cosa che non sapevate su di me, ne avete scritto veramente in tantissimi. Nessuno si aspettava che io fossi così come vi ho raccontato, perché nei video sono sempre spigliata, allegra e nessuno se lo immaginava. Per questo oggi ho deciso proprio di parlarvi di questo argomento perché so che vi interessa molto. Se non avete ancora visto quel video, vi consiglio di andarlo a vedere così capirete meglio di cosa sto parlando. I giorni successivi alla sua pubblicazione ho ricevuto tantissimi messaggi e tutti mi avete chiesto la stessa identica cosa. Auri, ci racconti della tua dislessia? Ebbene, eccomi qua. Oggi vi racconterò proprio di me, della dislessia e di cosa significa essere dislessica per me. Partiamo dal principio. Tutto è iniziato quando ero piccola, all'inizio della scuola, quando alle elementari iniziai a leggere e a scrivere. Tutto è iniziato quando... Fino all'asilo nessuno si era mai accorto di niente, non ho mai avuto problemi nel linguaggio. Ci discute ce l'ha, e dividi con noi, figurine ce l'ha. Mi sono sempre relazionata bene con tutti, ero una bambina allegra, felice, spensierata. Non ero neanche vergognosa e facevo amicizia con tutti. Insomma, una bambina senza difficoltà come tutti gli altri. Poi è iniziata la scuola e sono iniziati i primi problemi. Le maestre in seconda elementare notarono che ero più lenta degli altri nella lettura e non capivo quello che leggevo, perché cercavo di leggere bene e non riuscivo a comprendere il testo. E quando scrivevo rovesciavo alcuni numeri e alcune lettere. Ad esempio, rovesciavo la B e la D, oppure la P e la Q. Così chiamarono i miei genitori per dirgli che forse era il caso di portarmi all'ASL per fare un controllo per vedere se ero dislessica, perché secondo loro ero diversa dagli altri. Eh sì ragazzi, sono diversa perché sono speciale. Ve lo dico, io ero specialissima. Mi portarono a fare dei test da alcune logopediste e da lì videro che effettivamente ero dislessica. Ci spiegarono che dislessici si nasce anche perché è una diversità a livello neurologico del cervello. Un dislessico pensa e automatizza in maniera differente da tutti gli altri. Clotaire, hai sentito la domanda? Qual è il fiume che attraversa Parigi? Sì, come si chiama questo fiume? Clotaire? Sì, maestra. Non mi hai detto che sei stato sul Batomouche con i tuoi genitori? Sì, maestra. E dove navigano i Batomouche? Beh, sulla Senna. Non è un problema che si può correggere perché siamo fatti così. Con l'allenamento si può migliorare, ma non cambieremo mai. Io adesso ve lo spiego così, ma ci ho messo anni per capire come sono fatta. Per farvi capire meglio vi farò un esempio. È come se diciamo a un mancino di scrivere con la mano destra e a un destro di scrivere con la mano sinistra. Capite che troverà abbastanza difficoltà. E la stessa cosa vale per i dislessici, che imparano in un modo diverso dagli standard che dà la scuola. Ascolta, studia, ripeti. Mi dispiace, ma io non sono così. E sono contenta di essere così, anche perché già... Se no, per cosa mi hanno fatto, ragazzi? Siamo tutti diversi. Volete sapere quali sono le mie difficoltà? Adesso vi accontento. Allora, ho ancora un po' di difficoltà quando leggo, soprattutto ad alta voce, anche perché vado abbastanza lenta e alcune volte mi intoppo. Da piccola ero proprio un disastro. Mia madre era disperata anche perché mi allenavo ogni pomeriggio in palestra tra le 3 e le 4 ore e poi quando la sera tornavo a casa mi doveva rispiegare tutto da capo. Lei doveva stare lì con me a spiegarmi tutte le cose perché non capivo e in più ero lenta. Quello che mi insegnavano la mattina a scuola la maggior parte delle volte me lo dimenticavo e non riuscivo più a ricordarmi niente e quindi quando arrivavo a casa lei, poverina, mi doveva rispiegare tutte le cose da capo. Facevamo tardi tutte le sere, però non mi ha mai proibito di fare ginnastica anche perché sapeva che era l'unica cosa che mi faceva star bene. Altre difficoltà ce l'ho nella memorizzazione di cose astratte e nell'ambito lessicale. Mi spiego meglio. Quando devo studiare termini astratti e complicati, non riesco a memorizzarli e quindi quando parlo uso dei termini molto più semplici. Quindi, immaginatevi se io devo studiare pagine e pagine di scienze dove ci sono argomenti astratti
dati o definizioni io devo impararle a memoria, capite che impazzisco, cioè non riesco. Mi sono creato un mio metodo di studio e se non avete ancora visto il video vi lascio il link qua sopra. Mi raccomando, andatelo a vedere perché vi potrà essere molto ma molto utile. Imparo in modo diverso dagli altri perché mi piace fare esperienze, viverle e non star lì a studiarle e a imparare cose astratte che non riesco proprio a concepire e a capire. Mi rimangono più le cose pratiche di quelle teoriche o astratte. Ed ecco che allora devo trovare delle strategie che non vanno bene per tutti, anche perché ognuno deve trovare le sue. Ad esempio, quando ero piccola, per studiare e memorizzare le cose, mi mettevo a fare ginnastica. Anche tanto per fare tipo due verticali oppure dei giri in passé, o anche delle verticali sul letto, sulla testa. Cioè, qualsiasi cosa anche banale, però vi giuro che se mi divertivo mi aiutava tantissimo a studiare e riuscivo a memorizzare delle cose che non avrei mai capito e ricordato. Io studiavo così. Lo so, ragazzi, sono molto strana. Per farvela breve, dalle elementari ad adesso sono cambiata veramente tantissimo, sia fisicamente che mentalmente. Quindi crescendo sono migliorata un sacco. Il cervello cambia, anche le esperienze mi hanno cambiato, ma soprattutto mi ha cambiato la ginnastica artistica perché mi ha dato un sacco di sicurezze. La mia dislessia comunque non è che me la ritrovo solamente nella scuola, me la ritrovo anche al di fuori perché ormai è la mia natura, cioè io sono fatta così. Infatti la ritrovo sia nella vita normale ma anche nella ginnastica. Nella vita perché mi scordo le cose, ma soprattutto se non metto le cose sempre nello stesso posto potrei anche non ritrovarle mai più perché non so più dove le ho messe, cioè il mio cervello non le ritrova più, perse. Sono molto confusionaria, lascio tantissime cose in giro e poi faccio tutte insieme, cioè mia madre mi ripete sempre, ma vi giuro sempre le stesse cose perché me le scordo. Se mi chiede cosa ho mangiato l'altra sera, che se lo ricorda. Mi ricordo solamente le cose che mi colpiscono, anche banali, però se mi colpiscono vi giuro che me le ricordo per tantissimo tempo. Per non parlare della ginnastica, perché io sono diversa anche lì, non imparo come tutti gli altri. O le cose mi vengono così in automatico da sole, oppure se non mi vengono vuol dire che non le ho proprio capite. E se non mi vengono spiegate in un modo che torna bene a me, vi giuro che non riuscirò mai a capirle. Quando ero piccola non pensavo proprio, mi buttavo e via, cioè non avevo neanche paura. Le cose mi venivano facili e quando non riuscivo a farle era proprio perché non le avevo capite. Bastava che l'allenatore me le facesse vedere nel modo in cui le capivo io e l'elemento mi veniva. Inoltre spesso se mi spiegano la tecnica di un elemento e non mi correggono tutti i giorni, io dopo un mese lo risbaglio subito anche perché me lo scordo ma senza volerlo. Mi spiegate se è normale questa cosa? Secondo me no. Sono proprio strana, lo so, ma non tutti lo capiscono. Ma vogliamo parlare delle coreografie a corpo libero? Quando ero piccola, non vi dico, per imparare una coreografia con l'insegnante a specchio. Ero quella che la imparava sempre per ultima perché ci mettevo molto più tempo. Me le scordavo dopo un secondo, cioè se mi spiegavano un passo e dopo il passo successivo mi ricordavo solamente il passo successivo e quello precedente no. Ma non avete idea come sono migliorata grazie alla ginnastica, cioè spesso mi sbalordisco da sola. Poi con tutte le coreografie che ho dovuto imparare in tutti questi anni, ha voglia di migliorare. Adesso invece non ho assolutamente problemi ad imparare una coreografia a specchio con un insegnante ed ho capito che grazie all'allenamento riesco a migliorare, ma in tutti gli ambiti, sia nella ginnastica che nella scuola ma anche nella vita in generale. Quindi devo ripetere e ripetere, allenarmi ed allenarmi più degli altri per superare le mie difficoltà. Insomma, avete capito come sono fatta? Io non ci posso fare niente perché questa è la mia natura e mi devo accettare così come sono. E vi posso dire che sono così grazie, uno, al mio carattere perché sono molto solare e anche abbastanza positiva. Non sono una che se la prende o si fissa su delle cose, io vivo e lascio vivere. Mi scivola proprio tutto addosso e cerco di vedere il bello e il buono nelle situazioni, ma soprattutto nelle persone. Due, i miei genitori che mi hanno sempre sostenuto e hanno fatto in modo che trovassi il mio percorso di vita, capendo fin da subito come ero fatta e di quello che avevo bisogno. 3. Alla ginnastica, anche perché la sicurezza che mi ha dato questo sport non ve la posso neanche spiegare. Non potete immaginare io come mi senta quando riesco a fare un elemento nuovo a corpo libero, come ad esempio uno tsukara, oppure quando riesco a fare un elemento nuovo alla parallela che non avrei mai pensato di fare. Io amo questo sport, l'ho già detto mille volte e lo ripeterò per sempre. 4. Alle persone che ho trovato nel mio percorso, sia le persone belle ma anche quelle brutte, perché mi hanno dato la forza di reagire e di non mollare mai. Beh,
Che vi devo dire ancora? Questa sono io e questa è la mia dislessia. Sicuramente non diventerò mai un ingegnere, una scienziata oppure una super mega dottoressa, ma sono sicura che troverò il mio percorso anche perché sto facendo quello che più mi piace e solo così mi sento felice. E il messaggio che voglio mandarvi è proprio questo: non abbattetevi mai se avete delle difficoltà, piuttosto reagite e trasformatele nella vostra forza. Nella vita ci sarà sempre chi vi sosterrà e chi vi abbatterà, ma se voi state bene con voi stessi non ce ne sarà per nessuno. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile per capire questa piccola parte del mondo della dislessia. E se volete sapere altro, scrivetemi direttamente su Instagram, mi chiamo in questo modo, auri-gymnastics. Lasciate un bel like se vi è piaciuto questo video e iscrivetevi al canale se volete supportarmi. E se volete vedere cosa faccio durante le mie giornate, seguitemi anche su TikTok e Instagram, mi chiamo in questo modo, auri-gymnastics. Come sempre, spero di avervi tenuto un po' di compagnia e ci vediamo domenica prossima, ore 12. Un bacione grande. Ciao! Lo so che sono speciale, tranquilli. Me ne ero già accorta.